In uno scorso video abbiamo installato l'autoradio sulla BMW Z4. A moltissimi non è piaciuto perché diceva che snaturava la plancia molto pulita della Z4, ricordo che è del 2005, quindi ha una certa età, e un'autoradio così moderna stona parecchio. Per di più lo schermo è parecchio grande e protuberante. A me personalmente non dispiace troppissimo, però ho seguito i vostri consigli e ho provato a cercare un'alternativa. Ed è per questo motivo che in questo video installeremo un'autoradio universale super mega figa che adesso vi mostro. Prima cosa, scappottiamo la Z4. C'è un sole che spacca le pietre oggi. Perfetto, ora possiamo iniziare. Non era una buona idea, c'è troppo sole oggi. Mannaggia. Tra un po' vi spiego anche perché secondo me questa autoradio è la migliore in assoluto per la Z4, per molti fattori e molte problematiche, o meglio caratteristiche di questa vettura. Comunicazioni di servizio: forse avrete visto quanto mi sta larga la maglia oversize che indosso, che vi ricordo potete trovare su Prozis assieme a un vastissimo assortimento di abbigliamento super mega ipertrofico e stiloso, scontato grazie al codice Valentino Young, che vi offre anche gli omaggi gratuiti, vi ricordo. Pensandoci, il 90% del mio armadio penso sia formato da vestiti Prozis ormai. Ebbene, domani avrò il check finale alla DL Gym con Davide Artusi, che andrà a concludere la fase di cut. E soprattutto scopriremo se sono degno di allenarmi nel tempio della massellanza di Danny Lazzarin. Valentino, 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 Valentino. Per cui, se siete curiosi, seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati. Intanto facciamo l'unboxing. L'autoradio è il CarPod Go T3, mi sembra si chiami. Vi lascio comunque link in descrizione, così per chi volesse dare un occhio può farlo. E nella scatola avete queste due cose. Questa è una classica ventosa per attaccarlo al vetro, ma andiamo sul succo del tutto, cioè lo schermino in sé. E fidatevi, non ho mai tenuto in mano una cosa così compatta, così di qualità. Sembra quasi, a livello di feeling, una sorta di iPad. Cioè, adesso ve lo spellicolo. Eh sì, molto molto bello, molto ergonomico anche. Lo schermino è 8,9 pollici, 1920 pixel per 720, quindi risoluzione parecchio alta, luminosità di 700 nit, vetro laminato. Il supporto qui si può staccare, dopo vi mostro perché e per quale motivo. Abbiamo un porta USB-C in entrata per dargli alimentazione, aux audio, cavetto per la retrocamera, microfono e USB-C per dare alimentazione, quindi potete collegarci il telefono e cose varie. Fine, abbiamo solo queste connessioni. Molto pulito. Mettiamo lo schermino da parte e andiamo a vedere cosa ci dà nella scatola. Abbiamo, prima cosa, retrocamera. Non so se installeremo, perché come ben sapete la Z4 ha i sensori di parcheggio, quindi per ora non è che ne abbia troppo bisogno della retrocamera. Differenza invece sulla GT86, che non aveva nulla, quindi installarci la retrocamera aveva senso fare il lavoro. Abbiamo il cavetto di alimentazione USB-C e accendisigari. Cosa positiva, motivo anche per cui ho scelto questa qui, è che, come avevo detto, l'accendisigari della Z4, non so per quale motivo, rimane sempre acceso. Questo di default ha un tastino per accendere e spegnere l'alimentazione del cavo, quindi quando scendo dalla macchina spengo lo schermino e sono a posto. Cavetto USB-C, USB normale, che serve per Apple CarPlay e Android Auto e queste cose qui, quindi da collegare dietro qua, oppure potete direttamente collegarcelo qua, non cambia niente, è solo un adattatore. Questo è il biadesivo e le viti per la retrocamera. Abbiamo dei biadesivi qui sticker che servono per lo schermino, dopo vi mostro. 3M, e non perché c'è scritto 3 volte M. È vero, sono 3M originali questi. Pazzesco, costa soldi sta roba, eh. Abbiamo una basetta per l'installazione, sempre 3M. Soldi. È vero, 3M, ragazzi. Libretto di istruzioni che leggeremo dopo, anzi voi non avete bisogno perché guarderete questo tutorial, che ripeto non è un tutorial, i miei non sono tutorial, quindi probabilmente sbaglierò tutto, però dagli errori si impara e quindi imparerete qualcosa. Due basette col biadesivo, stavolta non 3M, sono andate a risparmio, in alternativa alla ventosa. Questo sorta di piercing enorme che serve per connettere lo schermino alla basetta. E infine, in regalo, dato che questo dispositivo è universale, e vi anticipo che ha tre modalità diverse per poter connettersi con la musica e alla macchina, questo cavetto, che non è altro che il cavetto che trovate su Amazon, quello dove nel caso la vostra auto avesse l'aux ma non il Bluetooth, ci collegate questo nell'aux della macchina, questo gli date alimentazione e questo fa da dispositivo Bluetooth per connettere qualsiasi altro dispositivo, come può essere il telefono, l'autoradio, eccetera, con la macchina. Questo, ripeto, nel caso aveste l'aux. La mia non ha nemmeno l'aux. Stessa cosa per la E36 che abbiamo qua dietro. Sono prive di aux, per cui c'è una terza soluzione che questa autoradio ha, ed è un altro dei motivi per cui ho deciso di prendere questa autoradio qui. Però procediamo con calma e iniziamo con l'installazione, o meglio la disinstallazione, perché andiamo a rimuovere l'autoradio che avevamo installato qualche video fa.
Questa è la vecchia autoradio, come vi ricordate. Ho tolto già le viti, la stacchiamo, intanto la mettiamo da parte. Qui sarebbe andato l'autoradio originale, che probabilmente reinstallerò se mi piace quella. Non guardate questo perché adesso è brutto, ci metterò probabilmente l'autoradio originale, quindi diventa tutto a filo. Prima cosa andiamo a pulire dove andremo ad attaccare i vari supporti. Quindi in prima battuta sicuramente va pulito la zona qui. Pensavo di metterlo sulla plancia anziché sul vetro, così da fuori si vede meno ed è un po' più estetico. Quindi diamo una pulitina veloce così. E anche perché, come vedete, giusto? Jack mi ha ricordato che il vetro devo ancora cambiarlo. Quindi sì, attacchiamoci meno robe possibili. Più che altro, secondo me, occupa troppo spazio nella visuale. E con questo metodo qui, dello sbiruletto a piercing più la basetta, sembra quasi originale e non dà fastidio. Per di più, puliamo qua, questa linea qui. E adesso vedrete anche il perché. Madonna, se è sporco, dovrei fare un po' di detailing a sta macchina, veramente onta. Andiamo a montare qua. Secondo pezzo lo attacchiamo alla basetta col biadesivo. E dalle istruzioni è perentorio il fatto che lo schermino appoggi da qualche parte. Questo perché il solo piercing qua, lo chiamo piercing, il solo supporto qua non regge il peso dello schermino. O meglio, sì, lo regge, come vedete benissimo, però consigliano di no. Stessa cosa vale per la ventosa. Potrei attaccare qui e avere direttamente lo schermo qua. Farò così perché, come vedete, è 100 volte più pulito. Andiamo a regolarlo a piacimento. Probabilmente, guarda che bello, arriverà qua. E cioè, vuoi mettere? Guarda che pulito che è. Guarda che bello. Cioè, fantastico. Sembra quasi... quasi quasi originale BMW. Comunque quello schermino che sbuca un pochino, ma non troppo, perché passami un attimo la telecamera. Voi state guidando, questa è la mia visuale di guida. Voi lo schermino non vi occupa nessun tipo di visibilità, perché è giusto abbastanza basso da non sbucare rispetto a dove state guardando. Come vedete, la strada io la vedo perfettamente, quindi a differenza di altri schermini non è per nulla invasivo. Adesso lo collego e vi mostro il funzionamento. Andiamo ad attaccarci l'alimentazione. Nel caso della Z4 abbiamo la presa accendisigari qua, quindi comodo, ce lo ficchiamo dentro. Per di più abbiamo anche una presa USB, quindi oltre a poter alimentare questo possiamo attaccarci anche quello che ci vogliamo per alimentare. Intanto i cavi li metto così, ecco qua, dovrebbe accendersi. Non si accende, perché? Adesso sì, era spento. Allora, avevo già fatto il collegamento, infatti si è collegato subito. Tolgo la pellicola così c'è un po' meno riflesso magari. Cazzo, ma c'era una pellicola, potevo tenere sta pellicola. Tolto tutto. Mannaggia, adesso sarà pieno di bolle. Consiglio, se prendete questa autoradio, non fate come me, non staccate la pellicola che si poteva mantenere, perché adesso ho provato a riapplicarlo, però c'ho le bolle. Purtroppo per tutto il video lo schermo avrà quella maledetta pellicola piena di bolle. Comunque qui l'ho appena tolta per mostrarvi la qualità effettiva. Come vedete si vede parecchio bene, è molto risoluto, soprattutto perché lo schermino in realtà è abbastanza piccolo rispetto ad altre autoradio. Per di più, guardate un po' i bordi, sono veramente a filo, sembra che lo schermo sia a livello del vetro, come se stesse uscendo fuori. Non è per nulla male. Quindi a livello di schermo posso dire che è quello con la qualità maggiore fino adesso provata. Torniamo al video. Comunque, all'accensione mostra un logo che si può personalizzare. Ha un funzionamento molto molto più semplice rispetto ad altre autoradio, perché è solo Android Auto, Apple CarPlay. Non può funzionare da solo, nel senso che certo può mostrare l'orario e queste cose qui, però non è come altre autoradio dove magari avete il GPS, potete mettere la musica direttamente dall'autoradio, eccetera. Può essere una soluzione aggiuntiva rispetto a un'autoradio che avete già. Ciò si evince anche dal fatto delle varie connessioni che ha. Può connettersi a due dispositivi. Uno può essere la macchina, uno può essere il telefono, quindi la musica viene messa dal telefono mentre l'audio viene riprodotto poi dalle casse della macchina. La seconda modalità è quella con il cavetto AUX che vi ho detto prima, che sia con Bluetooth o senza si può collegare direttamente allo schermino oppure tramite quel aggeggino che vi ho mostrato prima. Terzo e ultima modalità invece è tramite frequenza radio, quindi non serve fare nessun tipo di collegamento. Si mette la stessa frequenza sullo schermino rispetto alla propria autoradio della macchina e l'audio viene trasmesso automaticamente. Questa sarà l'opzione che proveremo oggi, perché per la Z4 è l'unico modo per connettersi. Vedete il logo Lamborghini perché ce l'ho messo io, giusto per provare. Andiamo sulle impostazioni effettive del dispositivo, perché quello era CarPlay. Abbiamo CarPlay, Android Auto, connessione Bluetooth, quindi possiamo connetterlo al telefono, alla macchina. Come dicevo prima, l'audio può essere riprodotto dalla macchina. Qui abbiamo, vabbè, orari, logo, sfondo, tutte queste cose qui. Possiamo cambiare il logo, abbiamo tantissimi loghi diversi. Abbiamo, c'è BMW, Tesla, abbiamo anche il logo di CarPod Go, giustamente.
chiaramente. Io dovrei metterci quello di BMW, però vi voglio mostrare che altri loghi hanno. Questo qua è un logo cinese, di una macchina cinese. Questo Wuling, altro marchio cinese. Questa roba qui che non so cosa sia, non so cosa sia questo. C'è veramente di tutto, McLaren, Dodge. Sono loghi probabilmente talmente costosi alcuni che non ho mai visto perché veramente costano troppo. Lincoln Co, Abarth, questi qua. Ma che cosa sono queste qua? Naveco, la brutta copia di Iveco. Questo che sembra un Ferrari, però MG, l'unico marchio che riconosciamo. Hammer, gli altri boh. C'è anche la M e la G. No vabbè, mettiamoci la M di Motorsport imposta come logo, perfetto. Quindi adesso quando la spegniamo e la riaccendiamo col semplice tocco di una dita, bellissimo, abbiamo il logo M. Wow. Adesso qualche secondo dovrebbe connettersi anche al telefono teoricamente. Eccolo qua, circa 10 secondi, comunque molto meno rispetto ad altri tipi di autoradio. Abbiamo l'interfaccia comunque sempre di CarPlay, quindi lì è standard, quindi lo conoscete tutti. Quindi esteticamente mi piace veramente veramente tanto. Devo fare sicuramente un cable management migliore. Dobbiamo fare un'ultima prova, e cioè quella di buttarci la musica. Per cui, ahimè, non avendo l'autoradio originale, ci rimettiamo un attimo questa. Diamo un colpo di chiave e l'accendiamo. Andiamo ad impostare la frequenza radio su questa autoradio qui. Quindi per la musica abbiamo modalità Bluetooth dual, quindi il telefono si connette alle casse della macchina e contemporaneamente si connette anche allo schermino, quindi potete comandare comandi della musica dallo schermino, però l'audio poi viene riprodotto dalle casse. Non è il nostro caso perché non abbiamo il Bluetooth, come detto prima. Abbiamo la modalità AUX, ma non abbiamo l'AUX, abbiamo detto. Abbiamo modalità altoparlante, da qua sotto viene riprodotto l'audio, quindi l'audio viene riprodotto direttamente dallo schermino. Altra modalità, spegniamo prima che il copyright strike ci arrivi, la modalità FM, che è quella che ci interessa a noi. Andiamo a metterlo su una frequenza casuale, tipo 88,8. Stessa cosa andiamo a farla sull'autoradio collegata alle casse della macchina. Andiamo sull'88,8. Sembra essere silenzioso, ok. Connesso, se adesso facciamo play, ce l'abbiamo, l'audio della macchina. Che top! Così avete un collegamento audio dello schermino, perché verrà comandato dallo schermino, sulle casse della macchina senza che la macchina abbia il Bluetooth o il cavo AUX. Cioè significa che questo schermino può essere potenzialmente installato anche sulla E36, che non ha neanche i cavi probabilmente RCA. Cioè questo è il futuro, è una cosa fighissima. Per di più, adesso non l'ho ancora attaccato, però attaccandolo, quando dovete, magari c'è il riflesso, siete fermi, volete, non so, volete fare qualcosa di particolare, ve lo staccate dal supporto che sarà qua e lo usate come un tablet, magari per scrivere l'indirizzo, per, non so, rispondere ai messaggi. Cioè, non quanto figo è? Ovviamente non ha la guida, ragazzi, non fatelo la guida, perché se un poliziotto vi vede con sta roba in mano, vi ferma, vi multa, ritiro libretto e non potete più guidare per chissà quanti anni. Si prende anche l'autoradio, come dice Jack. Stacco questo, vi rimostro un attimo il look che avrebbe lo schermino con la plancia originale. Quando la macchina, ad esempio, adesso è spenta, lo schermino funziona lo stesso e col tocco di un dito posso spegnerlo. Cioè, meglio di così, risolve praticamente tutti i problemi del trovare un autoradio compatibile in qualche modo con la Z4. È un'ottimissima soluzione, cioè questa è veramente universale, con tutte le modalità che ha per connettersi. Secondo me può essere un best buy. Vi lascio il link in descrizione e anche un codice sconto, così per chi lo volesse prendere può anche risparmiare. Detto questo, sono contentissimo. Adesso faccio un po' di cable management. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e se lo prendete, come vi trovate, per chi è adatto questo schermino. In realtà probabilmente per chi ha già un infotainment sulla propria macchina e vuole implementare Apple CarPlay e Android Auto senza dover stravolgere tutto, si aggiunge lo schermino e siete a posto. Uno schermo di questo tipo, avete molta più visibilità, molto più schermo, perché ha anche un aspect ratio più favorevole per avere più schermo toccabile. Questo mi pare sia un 16:6, quindi è bello allungato, però mi piace proprio perché sembra quasi fatto veramente per la macchina. Cioè si adatta secondo me a qualsiasi macchina senza stravolgerne il design. Può essere installato anche su probabilmente un carrettino, basta che ci abbia la presa accendisigari e la radio se volete l'audio, però come ho detto può essere riprodotta anche dallo schermino. E cosa servivano i mini adesivi 3M? Ebbene, semplicemente da mettere qua sotto lo schermino. Come vedete sono sottili e sono tagliati appositamente per essere messi qua, affinché si muova ancora meno lo schermo. Ma come ho detto prima, l'importante è che sia appoggiato. Quando voglio posso staccare lo schermino e tenermelo in mano, così la polizia mi ferma pensando che sia un super mega tablet. E niente, detto questo, grazie mille per la visione e ci vediamo al prossimo video.
Ciao.